Passo subito la parola al vice sindaco. È un grande onore per questa amministrazione comunale accogliere una rappresentante parlamentare dei popoli dell'Anatolia. In primo luogo perché crediamo nell'impegno a rinsaldare rapporti di amicizia e di collaborazione tra i popoli. Popoli che soli possono garantire all'umanità un futuro di pace e benessere per tutti e tutte. In secondo luogo, perché conosciamo e apprezziamo il lavoro importante che svolge in questa stessa direzione Tuba Ezer. All'interno del Parlamento turco e della sua compagine politica. L'HDP, infatti, rappresenta una preziosa esperienza per la sua scelta di voler unire e rappresentare popoli, culture e specificità vive all'interno della società. Per superare il terrorismo di qualsiasi origine e l'estremismo nazionalistico. Nell'opera di persone come Tuba Ezer ci sembra di vedere la volontà di far crescere un seme. Livorno è inoltre una città da sempre vicina ai popoli che lottano per la loro autodeterminazione. Questa città, nel suo corpo sociale e spesso anche nelle istituzioni, ha via via accolto e sostenuto nei decenni scorsi il messaggio di tanti popoli. Esemplificativo è l'ancor vivo legame della nostra città alla vicenda del popolo Sahrawi e al fronte Polisario. Come testimonia anche quest'anno l'arrivo di decine di piccoli ospiti nell'intero territorio della nostra provincia. Che in un'epoca di crescente interdipendenza fra i paesi e i popoli non può che ricercare un continuo equilibrio con una forte cooperazione. E quando possibile, unità economica, politica, oltre che culturale, per evitare i rischi di un estremismo nazionalistico che porta guerra fuori dai propri confini e un pericoloso autoritarismo al loro interno.
Queste riflessioni hanno ancora maggiore significato per noi all'indomani dei tragici fatti di Dacca, dove molti nostri connazionali hanno perso la vita sotto i colpi della barbarie integralista. Come accade purtroppo quotidianamente a tanti uomini, donne e bambini innocenti del vostro popolo e di tanti altri popoli dell'area medio orientale. Non possiamo non vedere nel vostro popolo e nella sua dirigenza politica degli alleati in questa battaglia. Diversamente da tanti che, per miopi interessi di potere, sostengono le bande di Daesh e Al-Qaeda. Consapevoli che non si può sconfiggere guerra e terrorismo se non si mettono le basi per far rinascere la prosperità per le popolazioni di quest'area, se non si consente la possibilità alla maggioranza dei popoli di poter vivere per sé e i propri figli una vita serena e nella pace. Avete vissuto e state vivendo ancora.
comprendiamo anche le vostre preoccupazioni per il rischio di un giro di vite sulle libertà civili e politiche, perché questa stessa vicenda ha tragicamente attraversato per un ventennio anche il nostro paese. Anche per questo ogni tentativo autoritario contro le minoranze in Turchia deve trovare l'opposizione del governo italiano e dell'Europa, perché ovunque muore una libertà, ovunque cresce l'autoritarismo, siamo tutti meno liberi e meno felici. Per tutti questi motivi, cari amici e amiche, fratelli e sorelle del Kurdistan, siamo con voi. Dedicherei a questo punto un minuto di silenzio a tutte le vittime del terrorismo, a quelle di Dhaka, come a quelle di Ankara, Istanbul e Cizre, agli assassinati, torturati in Siria e Iraq, nello Yemen e nel Libano, in Francia come in Libia, in Belgio come in Tunisia e in ogni altro angolo del mondo. Di
individuare per l'associazione Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia e nell'ufficio di informazioni del Kurdistan Italia, Wiki Onlus, i referenti dei progetti di cooperazione e sostegno ai rifugiati kurdi. Coinvolgere i rappresentanti delle suddette associazioni nel Comitato Gemellaggi e Cooperazione creato dalla Commissione Affari Istituzionali del Comune di Livorno. Avviare relazioni con l'azienda ASL di Livorno e gli altri enti competenti per promuovere la raccolta di materiale sanitario e progetti di formazione per personale medico, rispondendo così agli urgenti appelli relativi all'invio di aiuti immediati alla popolazione colpita dal conflitto. All'interno delle norme amministrative comunali, impegnarsi a concedere all'associazione Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus, associazione non solo attiva sul territorio locale ma anche in tutta Europa, di spazi comunali e magazzini a titolo gratuito e lo stoccaggio, l'invio di aiuti e l'organizzazione di eventi per raccolta e donazione. Sottoscrivere iniziative di diffusione informativa all'interno delle scuole per avere scambi culturali con le istituzioni scolastiche. Ora la parola al primo firmatario di quest'atto, consigliere Lucenti. Grazie Presidente. A nome del Consiglio Comunale, credo di poter parlare a nome di tutti, perché comunque, come ha detto il Presidente, la mozione che abbiamo presentato insieme io e il Presidente Esposito, Giovanni Cepparella, è stata una mozione votata all'unanimità, quindi da tutte le forze politiche, senza distinzione di appartenenza. Questa è stata una cosa molto importante perché ha dato grosso valore all'atto politico e lo ha reso quindi un atto universale da tutti i punti di vista. In particolar modo, per quanto mi riguarda, la questione kurda l'ho sempre vissuta in maniera molto diretta. Tanto che l'anno scorso ho partecipato alla carovana internazionale che ha provato ad aprire un corridoio umanitario tra Suruk e Kobane sul territorio, nel territorio turco. In quell'occasione siamo riusciti ad entrare in contatto insieme ad altri compagni che sono partiti da Livorno, anche con le rappresentanze istituzionali delle municipalità kurde di Suruk. E questo è stato molto importante perché è stata una prima forma di contatto per mettere in moto, o provare a mettere in moto, quell'atto politico che avevamo votato. La giornata di oggi quindi è particolarmente importante ed emozionante per me anche per altri motivi, perché le foto che sono state portate del quartiere sud di Diyarbakir, è uno dei quartieri che abbiamo visitato a settembre dell'anno scorso e siamo stati proprio in uno dei quartieri, giusto appunto nel quartiere di Sur, che ai tempi era autogestito e liberato dal governo turco. Fummo accolti internamente al quartiere, fummo accolti all'interno dell'assemblea che gestiva a quel tempo il quartiere, dall'assemblea popolare che gestiva il quartiere. E fummo accolti
trovato all'interno del loro spazio di discussione. E credo di poter dire senza incertezze che quelle sono le esperienze politicamente parlando più importanti della mia attività politica. Perché si respirava il vero senso del fare politica, l'urgenza del fare politica e il fare politica per essere liberi. Si respirava anche il rischio di fare politica, le persone erano combattevano per la propria, non solo per la propria libertà, ma per la propria sopravvivenza. E a distanza di un anno vedere quel quartiere sventrato, bombardato, distrutto fa davvero male. Combattere la cosa kurda dalla percezione di difendere un sistema politico universale, un sistema di valori politico universale, che ha tanto da insegnare anche alla politica italiana. E quindi ringrazio ancora una volta lei e tutte le persone che quotidianamente rischiano la vita in Turchia, perché è così, cioè fanno politica rischiando la vita. E gli ultimi interventi del governo Erdogan lo testimoniano. E di questo io sono profondamente orgoglioso di poter dire a nome di tutti grazie, grazie, grazie. Che sono presenti.
Dünya tarihi hepimizde biliyoruz ki birçok halkın, halkların özgürlük ve kimlik mücadeleleri ve bu uğurda çok büyük direnişlerine tanık etmiştir. Türkiye'de ve Kürdistan coğrafyasında da yine mevcut tekçi, dayatmacı politikaların sonucunda biz Kürtlere de yine bu özgürlük mücadelesini vermek düştü aslında. Voglio cominciare dalla storia mondiale che sappiamo benissimo sempre è stata quella di opprimere e controllare i popoli e sottomettere e questo ci ha portato, possiamo dire, come destino e noi curdi di a combattere, a rifiutare e andare avanti e lottando per una causa. Bizleri bugün sınırlar ötesinde bir araya getiren, buluşturan, yine arkadaşlarımızın ele aldığı gibi, anlattığı gibi dünya halklarının haklı mücadeleler için bir araya gelmesi, birlik olması ve bu anlamda dayanışmasıdır. Ve bu da bizim için çok kutsaldır. Ve nerede olursak olalım, bütün bulunduğumuz yerlerde evet, bütün yanlış politikalarına karşı gerek Orta Doğu'da gerek Kürdistan'da dünyanın her noktasında bunu en net bir şekilde ifade edip bu halkların barış içerisinde yaşaması talebini haykırarak dile getirdiğimiz zaman dünyayı çok daha iyi, savaşsız bir duruma getireceğimize bizlere inanıyoruz. Sistema che volevano creare una lingua, una cultura, una religione con una bandiera. E io ci credo che non sono riusciti, perché quello che ci unisce anche fuori dal confine che oggi che ci siamo uniti è quella la volontà di credere, di una vita fratellanza tra i popoli e della libertà e una democrazia che ci unisce oggi in questa sala e con questo vediamo che la sistema che volevano creare in realtà finché noi avremo questa volontà non sarà mai applicata sui popoli che c'è, sono in ricerca della libertà. Dünyaya baktığımız zaman, Orta Doğu'ya baktığımız zaman, Türkiye'ye ve Kürdistan'a baktığımız zaman ne yazık ki savaşın kendi rengini gösterdiği ama buna karşı gerçekten de bedeli ne olursa olsun mücadele etmemiz gereken diyen çok önemli bir direniş alanı var. Ve biraz aslında buraya kadar geldiğimiz süreç üzerinde bir şeyler dile getirmek istiyorum. Oggi vedendo il mondo, oggi vedendo il Medio Oriente, in Kurdistan c'è una guerra, c'è un massacro, però dall'altro lato dobbiamo vedere che c'è una lotta, c'è una resistenza molto forte contro di questa guerra e voglio discutere su questo punto. Şu an Türkiye'de aslında her seferinde çok açık bir şekilde vurguladığımız birçok etnik ve inanç farklılıklarının bir arada yaşadığı muazzam bir bahçeden bahsediyoruz aslında. Ve bunu da ısrarla bu gerçeklikte yaşatmak için mücadele eden, bu mücadeleyle yola çıkmış ve Halkların Demokratik Partisi HDP'den bahsediyoruz. Şöyle bir gerçeklik var. Oggi vedendo in Turchia possiamo vedere un giardino bellissimo, un giardino dei popoli, dei culturi, tante culture, tante etnie e c'è un partito che vuole unire questo giardino, vuole far crescere i fiori di questo giardino. HDP nasce proprio con questa mentalità a avere un bel giardino in Turchia. Türkiye'de
gerçek anlamıyla demokrasi hiçbir zaman var olmadı. Ve bütün bu bahsettiğimiz farklılıklar, Kürtler, Ermeniler, Ezidiler, Aleviler, Çerkezler, Lazlar ve saymakla belki bitiremeyeceğimiz kadar farklı kültürler, inançlar bugüne kadar tam anlamıyla kendi renkleriyle, kendi kimlikleriyle, kendi inançlarıyla bir yaşama alanı bulamadılar. Ve bizler HDP olarak bu yola çıktığımız zaman Kürtlerle birlikte bütün halkların Kürt sorununun çözülmesi, Kürt halkının statüye kavuşması ve Türkiye'de yaşayan bütün halkların kendi inancıyla olduğu gibi eşit, adil bir şekilde yaşaması mücadelesiyle bir yola başladık. Nitekim karşımızda bütün bu bahsettiğimiz farklılıkları tek bir kalıba sığdırmış ve bir diktatörün iki dudağı arasına bırakmak isteyen bir despotizmden bahsediyoruz. Dolayısıyla ikisinin demokrasi kuralları gereği bir araya gelmesi çok mümkün olmuyor. Çünkü halkların eşit, demokratik bir şekilde bir araya gelmesi büsbütün aslında faşizmi de, diktatörlüğü de ortadan kaldıran bir durumdur. In Turchia una democrazia vera non è mai stata. Oggi noi parliamo di una democrazia dove si prende con armeni, curdi, turchi, lasi, turcomani, cerchesi e tantissime altre etnie belle che vivono su quel territorio, che quando l'HDP vuole diventare un partito a unire con tutte queste etnie rimane sotto l'oppressione di un dittatore e viene distrutta con due parole di questo dittatore, la richiesta della democrazia e la richiesta di libertà di questi popoli, perché vogliono mettere dentro di una stampa unica tutte queste etnie, tutte queste diversità e far uscire fuori tutti uguali, però questo sarà impossibile, questo sarà un massacro di cultura e di etnia. Ve şu an karşı karşıya bulunduğumuz durum, evet az önce Türkiye'de tam anlamıyla hiçbir zaman demokrasi olmadı. Ancak şu anki süreçte bu bahsettiğimiz tekçi sistemi çok daha katı ve çok daha zorba bir şekilde ele almak isteyen ve bu uğurda ülkeyi bir felakete sürüklemekten hiçbir şekilde çekinmeyen bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Vero, in Turchia non è mai stata una democrazia diretta, però adesso siamo in una fase molto più pericolosa, siamo in una fase di monarchia, siamo in una fase di a far rovinare tutta la Turchia con sé e per suo ego. Parliamo di Erdogan, non parliamo più della democrazia. Ve bu saldırıların, bu ülkeyi kan gölüne çevirme yolundaki en büyük hedef neden Kürtler ve neden HDP diye kendimize soracak olursak e noi vogliamo chiedere perché veniamo attaccati soprattutto come Kurdi e HDP, se quando facciamo questa domanda a noi stessi. Şimdi ele aldığımızda Türkiye'deki durumu, tablo çok net. Yani her şey yargısıyla, basınıyla, muhalif kesimiyle ve bütün direniş alanlarıyla her şeyi susturmak isteyen, kendisine bağlayıp bir biat sistemi yaratmak isteyen bir rejimden bahsediyoruz. Ve bunu yapmak için de ilk yapacağı şey bu sistemin önündeki en büyük engeli oluşturan, bu sisteme karşı en çok dik duranları önünden çıkarmaktır. Perché c'è una mentalità che vogliono creare una regime che dove tutti devono seguire quella regime, soltanto devono accettare senza aver parola o il diritto di criticare. Unico loro modo di poter creare questo sistema è eliminare chi è che sta contro di questo sistema, chi è che
continua a resistere, non fa un passo dietro. Soprattutto devono eliminare quello che resistono. Kadınlar yıllardır hep inkar edildi, imha edildi, katledildi, cezaevlerine girdi, milletvekilleri tutuklandı, belediye başkanları tutuklandı ve bunu yıllarca yaşadılar. Ve buna karşı hiçbir zaman pes etmediler. Her seferinde daha büyük bir mücadele alanı yaratarak kendilerini var etmeyi başardılar. Ve bununla son seçimle birlikte çözüm sürecinden sonraki çözüm sürecinin başlaması ve tekrardan tabii Erdoğan tarafından alaşağı edilmesi ve seçimle birlikte aslında HDP'nin Kürt halkıyla birlikte bütün kimlikleri, bütün inançları meclise taşıması, dolayısıyla Erdoğan'ın yaratmak istediği başkanlık sistemi için istediği çoğunluğa ulaşamaması şu anki Türkiye'nin geldiği durumun bir özetidir aslında. Il riassunto di Turchia di oggi, si può parlare di il progetto di HDP che ha messo i bastoni alla ruota del pensiero di Erdogan, cioè diventare il presidente, diventare il re di Turchia, all'HDP, il popolo curdo, è riuscito a mettere il bastone nella ruota dell'Erdogan, perché i curdi dagli anni e anni che sono stati massacrati, torturati, incarcerati, i parlamentari incarcerati, i sindaci incarcerati, però non si sono mai messi su ginocchio, hanno sempre continuato di resistere, hanno sempre trovato un modo di far crescere, diventare più grande la lotta. E siamo arrivati ad oggi con il progetto di HDP a riuscire a bloccare il sistema che voleva applicare l'Erdogan su Turchia. Ve bu süreçten önce en yakın baktığımız zaman 90'lı yıllarda şu anki tablonun çok daha ağır şeyler, şu anki tablonun benzerini yaşadık. Kürtlerin, Kürdistan'ın köyleri yakıldı, köyler boşaltıldı, Kürtler göçe zorlandı. 17 bini aşkın insan faili meçhul, şu an akıbetleri yani faili meçhule karıştırıldı. Yine cezaevleri, yine zindanlar ve bugün geldiğimiz noktada aslında yine Kürtlerin bütün bunlara rağmen kendini var etmesi, çok daha büyük bir güç haline gelmesi, gerek Orta Doğu'da Kobani ve Rojava ile birlikte, gerek de Bağkur'da, bu anlamda bu başkanlık sistemini, başkanlık rejimini inşa etmek isteyenler için çok daha büyük bir tehlike olmaya başladı. Oggi stiamo riprendendo la storia come popolo curdo, siamo tornati negli anni 90, anzi oggi possiamo definire anche peggio degli anni 90, deportazione dei villaggi, bruciare le case, uccidere i giovani per strada, arrestare i giornalisti, i bambini illegali. Siamo tornati negli anni 90 con un sistema di dittatoriale molto più forte e non viene di vista questa che sta accadendo oggi in Kurdistan, in Turchia. Ci sono stati tanti villaggi bruciati e siamo scesi anche proprio a distruggere le città, le patria curda, le città con milioni di persone sono stati dichiarati con coprifuoco, il livello di tortura, il livello di oppressione e la violenza è stata molto più avanzata, è andata oltre del limite e parliamo di città distrutte totalmente. E şu an dünyanın birçok ülkesine, Avrupa ülkelerine baktığımız zaman bütün ülkelerde Kürtler yaşıyor şu an. Ve çok açık ki bu Kürdistan
Kürdistan'da ve Kürtlere dönük politikanın bir sonucudur. Sürgüne mecbur edildiler, yaşama alanları bırakılmadı. Her alanda inkara maruz kalan Kürtler kendi topraklarından koparılmak durumunda kaldı. Oggi vediamo in Europa tutti i paesi, tutte le città in Europa, ovunque che andiamo troviamo i curdi e questo ci fa vedere che sono stati costretti di emigrare e scappare, lasciare il loro territorio e scappare da un massacro, da una guerra, perché i curdi sono sempre stati minacciati proprio con loro identità e con loro etnia, finché sono dovuti di lasciare proprio il territorio. Ve şu anki yaşanan süreçte özellikle 7 Haziran'dan bu yana devreye konan savaş konseptinde de aslında hedeflenen buydu. Yani öncelikle Kürtlerin en çok HDP'ye oy verdiği, en çok HDP'nin yüksek oy aldığı yerlere girmeye başlayarak tabii bunu kamuoyunda ve uluslararası anlamda kendilerince meşru göstermek adına terörle mücadele ediyoruz diyerek Kürt kentlerine girip sokağa çıkma yasakları, kentlere bir devletin ordusunun tanklarını, toplarını sürmesi, günlerce, haftalarca, aylarca süren yasaklar, bütün insani haklardan yoksun bırakılmış bir halk ve bunun sonucunda yüzlerce kadın, çocuk, sivilin katledilmesi, binlerce gözaltı tutuklamalar ve niyetledikleri de aslında yine kentlerden, şehirlerden göç ettirmek, Kürtleri topraklarından koparmak, mücadele alanlarını daraltıp engel oluşturamayacak bir hale getirmek. Oggi quello che cade in Turchia vedendo geograficamente sono stati attaccati le città dove sono stati eletti HDP. Le città che hanno preso più voto HDP, dove non esistevano più loro, e hanno cominciato di attaccare e far diventare legittima questo attacco, dichiarando un attacco contro i terroristi, dove hanno massacrati centinaia di donne e bambini, e questo attacco durata i giorni, i mesi, senza fermarsi, dove queste persone civili hanno tolto i loro diritti di umanitari, dove non hanno lasciato proprio spazio di vivere, di respirare, hanno costretto a lasciare proprio casa, andare via, una deportazione che è arrivata con i coprifuochi, dichiarata con i coprifuochi, e poi un paese che è attaccato al suo popolo proprio con i carri armati e con i cannoni e con i cecchini, e perché l'unico attenzione che avevano far lasciare il luogo, far lasciare la casa e far scappare via, perché l'unico modo di poter vincere in quelle città era questo, a svuotare le città. Ancak bu sefer düşündükleri gibi olmadı. Kürtler, evet, 500 bini aşkın Kürt, evleri yakıldı, havadan bombalandı ve yerle bir edildiği için savaş süresince kendi yerlerinden göç etmek zorunda kaldılar. Ancak bu dayatılan rejimin istediği gibi çok uzak yerlere göçler olmadı. Ve bunun çok açık bir nedeni vardı. Bakın Şırnak'ta iken yaklaşık birkaç hafta Şırnak'ta bulundum ve o süreçte Silopi ve Cizre'de yasaklar devam ediyordu. Silopi ve Cizre'den gelen cenazeler Şırnak'a morga geliyordu ve biz oradaki HDP milletvekilleri olarak cenazeleri alıp ailelere teslim ediyorduk. O gün iki cenaze geldi ve yaşlı bir çift. Kimliğe göre 1938 doğumlu olan yaşlı bir çift. Però non sono riusciti, stavolta la loro politica non è funzionata.
funzionato. È vero, 500.000 in Curdi hanno dovuto lasciare la loro casa dai bombardamenti di aerei e dai bombardamenti di carri armati, dai cannoni, ma non sono andati lontano di loro casa, hanno lasciato casa che è stata distrutta e sono andati nelle città vicine. E io personalmente, quando c'era coprifuoco di Gisra e di Silopi, ero a Shirnak con altri parlamentari di HDP e dove venivano i corpi morti e dove noi consegnavamo le famiglie. E c'è stata due corpi che sono arrivati, erano due anziani, una coppia anziana che è nata nel nel 38. Ve Selamet Şahin kadın, yaşlı kadının cenazesi morgda sedyenin üzerindeydi. Yüzünü açık baktım, tam şakanda bir mermi izi vardı, infaz edilmişti. Kızları geldi, çocukları. Sordum, dedim ki yaşlı çifti niye evde bıraktınız yasak süresince, niye götürmediniz evinize? Dediler ki 90'larda Cizre'de köyümüz vardı, köyümüzü yaptılar. Biz Cizre'nin merkezine gelmek zorunda kaldık. Merkezde bir kez daha evimizi yıktılar. Bir kısmın kardeşlerimiz batıya göç etti. Bu sefer yasak başlayınca annemle babam dediler ki biz artık topraklarımızda ölürüz ama toprağımızı bırakmayız dediler. E io ho voluto vedere questa signora, l'ho aperto corpo, l'ho guardato, c'era solo un proiettile di cicchini dal lato e poi sono arrivati i loro figli e le ho chiesto perché avete lasciato da solo a casa, perché non avete portato via con voi? E la sua figlia mi ha detto negli anni 90 hanno bruciato il nostro villaggio, abbiamo dovuto lasciare il villaggio, ci siamo trasferiti in città. In città hanno distrutto la nostra casa e alcuni nostri fratelli sono andati nel nord in Turchia e abbiamo cambiato la casa e stavolta con il coprifuoco ancora una volta la mia mamma e papà ci hanno deciso di stare lì a casa loro e hanno detto stavolta noi non lasciamo il territorio, se dobbiamo morire vogliamo morire qui e così hanno deciso di stare lì. Bu yaşadığımız savaşın, bu kirli, bu haksız savaşın faturası Kürtlere evet ağır oldu. Cizre'de üç bodrumda 160'ı aşkın insanımız diri diri yakıldı. Yüzlerce sivilimiz katledildi, kentler yerle bir edildi ve çocuklar daha anne karnındayken katledildiler. Ama Kürtler şunu artık çok iyi görüyor. Bizden, Kürtlerden istenen bu haklı özgürlük mücadelesinden vazgeçmemizdir. Dolayısıyla çok daha kararlı, çok daha net bir şekilde bu mücadeleye devam ediyoruz. Ama buna dönük bizlerin kararlılığı onları bu sistemi, bu dikta sistemi alabildiğince korkuttuğu için çok daha büyük saldırıyorlar. Ve şu an bu saldırı mekanizması içerisinde Türkiye'nin bütün kentlerine korku ve savaş ruhunu, savaş öfkesini, sessizliği yaymaya çalışıyorlar. Adesso vogliono far credere i curdi che in questo modo possono condannare, però stavolta i curdi hanno cambiato la loro strategia, non vogliono più scappare, non vogliono più lasciare loro casa. Con la loro strategia di guerra, di minaccia, di morte, pensano di far assimilare, integrare, far avere paura a una popolazione, però non funzionerà, i curdi non ci tireranno dietro. Ve onları çok daha da korkutan, Kürtlerin sadece kendileri için mücadele etmesi değil. Kürtler, bütün Türkiye halkları, bütün Türkiye halklarının kendini yaşayabilmesi, kadın özgürlüğü, ekoloji ve her anlamda Türkiye'nin radikal bir demokrasiye, kalıcı bir barışa dönüşmesi için mücadele ediyor. Onları en çok da korkutan bu. Ve biliyorlar ki bu ortamda onların Türkiye yönetimi,
cosa che fa paura il nemico è quella di proprio. I curdi non stanno lottando, combattendo solo per loro stessi. I curdi stanno resistendo, combattendo per tutti i popoli che si trovano in Turchia, per la libertà delle donne e di ecologia. I curdi stanno combattendo per una democrazia radicale, per una democrazia diretta, di un pace stabile per tutto in Turchia. E la cosa che fa più paura è questo per loro. Ve Türkiye'de bu sistemi hızlıca çözebilmek, hemen ilan etmek için de basını kontrollerini almaya çalıştılar, alamadıklarını tutupladılar. Yargıyı son değişiklikle beraber zaten büsbütün kendi ellerinde toplamaya başladılar. Onun dışında bütün muhalifleri terörist ilan ederek tutuklamaya ve sindirmeye başladılar. Bütün demokratik eylem ve eylemsellikleri olabildiğince orantısız güçle susturmaya başladılar. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin batısındaki toplumu bu kirli savaştan bir haber bırakmak adına da milliyetçi bir ruhu onlara aşılayarak bir düşmanlık üzerine kutuplaşma yaratmaya çalışıyorlar. Yani bu kaos üzerinden bir başkanlık çıkarmaya çalışıyorlar. Tabii bunu yaparlarken de bunun parlamento ayağını ve halkın iradesinin temsil edildiği yerel yönetimler ayağını devre dışı bırakarak hem parlamentoyu işlevsiz hale getirmek hem de kendi sistemlerini bu şekilde inşa etmeye çalışıyorlar. Adesso stanno cercando di poter controllare pure poter giocare a controllare pure sulla dignità proprio di società e dei popoli, bloccando i parlamentari e controllando municipalità, i comuni, e quello che è stata letta proprio democraticamente dal popolo oggi viene tolto dal governo, e stanno attaccando molto forte a ogni voce che è opposizione contro quello che viene richiesto dal governo, e ogni manifestazione è diventata molto più difficile a manifestare la pratica di governo, perché non c'è un controllo di violenza, la violenza ha perso il suo controllo in Turchia. Ve bu yüzden de şu an Kürdistan'da HDP'nin bir bileşeni olan Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş genel başkanını tutukladılar. Bununla birlikte bu savaşı devreye koyduğundan bugüne 21 belediye eş başkanı tutuklandı. 35 belediye meclis üyesi ve belediye eş başkanı yardımcısı aynı zamanda tutuklandı. 36 belediye eş başkanı da görevden uzaklaştırıldı. E oggi in Turchia 21 co-presidenti di comune sindacali sono stati arrestati, 36 consiglieri sono stati arrestati e 36 sindaci sono stati allontanati dal loro posto, non so come si dice. Kürt düşmanlığını sadece Bakü üzerinden değil, aynı zamanda Kobani ve Rojava üzerinden de çok net görebiliyoruz. Kürtleri, oradaki Kürtleri ve Kürtlerin bütün halkları birlikte yaratmak istediği demokratik yaşam mücadelesini terörize ederek, düşman olarak görerek, diğer cihatçı çetelerle işbirliği yaparak şu an hepimizin kaygılandığı bu tabloyu ortaya çıkarmaktadır. Ve bunu da yaparken aslında mültecileri bir şantaj gibi kullanarak Avrupa Birliği ülkelerini seslerini çıkartmamasını ve onların sessiz kalmasını istiyorum. E non vediamo la nemica.
amicizia con i curdi solo sul territorio di Turchia. Abbiamo visto anche nella pratica di Rojava, di Kobani, che ha preso la parte dei jihadisti, ha aiutato i jihadisti. E oggi la sua pratica viene coperta in Europa perché l'Europa viene minacciata con la politica dei migrati. Su questo riescono a minacciare l'Europa e dall'altro lato continuare a fare il loro lavoro sporco, la loro politica sporco. Bu yüzden de mültecilere de dönük hem de Türkiye'deki bütün insan hakları ihlalleri, savaş suçları ve mültecilere karşı yapılan yanlış politikalar, Erdoğan'ın Orta Doğu politikası ne yazık ki hepimizi kaygılandıracak ve birçok yanlış politikalardan yanlış sonuçlar doğuracak bir duruma getiriyor ve en nihayetinde çözülmesi ve bir şekilde bir noktaya vardırılması gereken bir durum, önüne geçilmesi gereken bir durumdur. Çünkü Türkiye'de 3 milyon mülteci var, evet, ancak kamplarda kalan 270 bin mülteciden bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer mülteciliğin bir hak olduğunu kabul ediyoruz, ancak mültecilerin hak ettiği koşullarda ve bir pazarlık unsuruna dönüştürülmeden bunun sağlanması gerekmektedir. E questo ci fa preoccupare perché è vero che in Turchia c'è 3 milioni di immigrati, però di cui solo 260.000 stanno nei campi. E tutto il resto non sappiamo e ci fa preoccupare. È vero, essere immigrata è un diritto, però questo diritto deve essere riconosciuto con tutti gli effetti. Non devono essere trattati come una merce e nessuno non deve fare la politica sui immigrati. E il momento che viene utilizzata come un argomento di merce e di politica ci fa preoccupare. E purtroppo c'è un silenzio totale sui immigrati. Dolayısıyla evet, birçok sorun ve buna karşı dönük düşünceler ele aldığımızda aslında bizim yapacaklarımız çok nettir. Hedef olarak biz Türkiye'de bu yaşanan insan hakları ihlalleri ve Erdoğan işlediği savaş ve insan suçlarının bir şekilde yargılanması ve Türkiye haklarının hak ettiği şekilde bir onurlu bir yaşama kavuşmasını istiyoruz. Ve bu anlamda bu çerçevede, bu ruhla bunun içerisinde dayanışma içerisinde olan siz değerli dostlarımızın da bu şekilde sıcak karşılayışları ve bu ruhu çok net bir şekilde ifade etmeleri bizim için çok önemlidir. Özellikle kardeş belediye projesi ve bunu Kobani, Suruç ve Kamışlı için ele almış olması ve bundan sonrası için de az önce ele aldığım belediyelerin şu anki süreçte kayyum atanması gibi bir tehlikeyle karşı karşıya. Şöyle ki, halkın seçtiği irade olarak gördüğü belediye eş başkanları görevden alınacak ve Erdoğan'ın istediği atanmış kişiler belediyede başkanlık yapacak. Eş başkanlıkla değil. Dolayısıyla halka dayatan bir iradeden bahsediyoruz. İrade de değilken bu anlamda da şunu isteriz. Buradaki belediyelerimizin Kürdistan'a heyet olarak gelmeleri, görmeleri ve bu kardeş belediye projelerini çok daha büyük bir dayanışma ağına dönüştürülerek aslında bu yanlış politikada olan diktatörlüğe doğru giden, insan hakları ihlalleri, demokrasi suçları işleyen bu zihniyete karşı hep beraber dur demek adına bu ortak sesi yükseltmemiz önemlidir. E perciò per noi è molto importante avere la solidarietà internazionale, perché solo in questo modo possiamo resistere contro di nemico di umanità. Oggi, ad esempio, in Turchia viene parlata di togliere il sindaco che è stata scelta democraticamente dal popolo e mettere un commissario che viene scelta dall'Erdogan direttamente. Siamo sotto rischi di questo modo. È molto importante per noi fare i patti di amicizia, i progetti come quello che avete fatto a Kobani, a Suruç, a Kamışlı, e noi vi chiediamo vi invitiamo di venire in Kurdistan e vedere
l'amicizia in comuni, perché lì c'è un popolo che sta resistendo per i suoi diritti, i principi per sopravvivere, e dall'altro lato c'è un dittatore che vuole eliminare, cancellare un territorio intero. E noi ringraziamo tanto per questi progetti che vieni fatta e applicata. Ve aslında şu an yakıp yıktıkları Kürdistan kentlerindeki belediyelerin o yıkımları ortak bir dayanışma ağı başladı, kardeş aile projesi başladı. Ama daha hızlı, daha onların yarattığı tahribatı çok daha güçlü bir şekilde yeniden inşa etmek için kardeş belediye projesi bu süreçleri hızlandıran ve dayanışmayı yaraları sarmasının kolaylaştıran projelerdir. Bu anlamda da bugünkü görüşmemiz, bugünkü buluşmamız gerçekten çok önemlidir. Biz de inanıyoruz ki zaman ne olursa olsun bizler, haklı olanlar, özgürlük isteyenler ve bunun için dimdik duranlar bizler kazanacağız. Ve zulmedenler, diktatörler tarih boyunca yenilmeye mahkum olmuştur. Hepinizi saygıyla, yürekten selamlıyorum. Oggi ci sono tanti altri progetti come la famiglia, scegliere una famiglia, fratellanza per poter aiutare, come patto di amicizia con i comuni o con la città, con la municipalità. E sono molto importanti perché a poter aiutare, sostenere un popolo, dare la forza e esperienza di poter continuare di lottare. Per noi è molto importante e io vorrei ringraziare ancora, sono stata molto onorata da questa giornata e perciò vi ringrazio dal cuore e vi mando un saluto di rivoluzionari, grazie. Altında. Ancak az önce de belirttim, bütün
kendi kontrollerini alarak ve aynı zamanda da çok ciddi bir manipülasyon ve toplum üzerinde milliyetçiliği aşılayarak ya da bu politikayla bir zıtlaştırmaya doğru gidiyorlar. Ancak hala Türkiye'de bütün bunu görenler bir şekilde mücadele etmeye çalışıyor ama bizler çok net bir şekilde şunu söylüyoruz. Şu an Kürtlere hedefine dönük yapılan saldırılar sadece bizlere dönük değildir. Bunu çok iyi biliyoruz. Bütün Türkiye halklarını tehdit eden bir durumdur. Dolayısıyla bizim şu an Türkiye'de yaptığımız çalışmalardan biri ortak bir mücadele ve demokrasi cephesi oluşturmaktır. Bu anlamda yaptıklarının önüne geçmek ve çok daha iyi bir direniş alanı yaratmak için böyle bir durum söz konusu. Ama dediğimiz gibi bir şekilde sindirme, korkma, korkutma, manipülasyon ve milliyetçilik alanı üzerine oynayarak böyle bir tablo yaratmış durumda. Come abbiamo detto anche prima, in Turchia ci sono tante diverse etnie che si uniscono sotto questo progetto e non rischiano solo i curdi, sono sotto rischi tutte le etnie che stanno in Turchia, ma purtroppo la stampa e la comunicazione sotto controllo del governo, c'è una censura totale e quindi non viene segreta, non viene parlata la solidarietà diretta dai tre di popoli, soltanto viene parlata l'unica etnia che viene riconosciuta e viene, non so, in italiano è difficile per noi perché non esiste, essere la potenziale di reato, no? Essere ex curda c'è un reato comunque, no? Prenderò la parola al presidente dell'associazione Mezzaluna Rossa. Ciao a tutti cari amici e cari associazioni, grazie Comune di Livorno, grazie di Comune, Consiglio Comunale di Livorno hanno accettato questo incontro di onore importante. Sono il presidente Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia UNUS, un'associazione nazionale. Quella settimana scorsa quello è successo Istanbul, quella cosa è successo Bangladesh, Dhaka, capitale Dhaka, poi quella cosa è successo anche di Badal. Noi come Mezzaluna, come popolo kurdi, condividiamo di dolore di loro. Questi dolori noi sentiamo di anni, non è di ore, perché il popolo kurdi Ovest Kurdistan, Rojava, stanno da più di tre anni stanno questi dolori. Il popolo kurdi stanno lottando per l'umanità perché da parte di terroristi ISIS hanno occupato i territori di in Rojava, però grazie donne kurdi hanno liberato questa cosa importante. Anche io sono stato l'anno scorso, abbiamo Mezzaluna, una delegazione, siamo andati a Kobani ufficialmente, abbiamo visto la situazione perché è una cosa terribile, è un mondo proprio lasciato da solo, è sempre un altro mondo perché è terribile, una città tutta crollata. Una parte ci sono corpi morti, una parte ci sono bambini che giocano con le armate distrutte. Questa è una cosa terribile. Da parte dei terroristi ISIS hanno avvelenato proprio acqua, agricoltura, tutto. Per questo io sono stato male perché dico, c'è Europa, ci sono confini, Turchia, come mondo, come mai silenzio per questi popoli? Come mai nessuno parla di questa cosa? E mi sono tornato in Italia, però è rimasta sempre questa cosa di occhio di loro, voce di loro, è rimasto il mio cervello, non dimenticherò mai. Finché ce la faccio, finché esisto, faccio per il loro popolo, perché veramente è bisogno. Noi siamo qui, siamo tutti bene, siamo paradiso per me, perché
veramente sono paradiso rispetto in Rojava, rispetto in Siria. Per questo noi cosa possiamo fare per questi popoli? Qui abbiamo fatto conferenza stampa anche grazie al Comune di Livorno, anche al di Livorno, tutti i consiglieri comunali, grazie a tutti, ha fatto anche accettato patti amicizia. Abbiamo fatto 3 progetti per il popolo in Siria, perché in Siria ci sono non solo popolo curdice, ci sono turcomani, ci sono siri, cioè tutti, per noi è uguale tutti, perché anche oggi nel Rojava popolo curdi, donne curdi hanno liberato, però questo non è Kurdistan, non è diciamo, perché noi è autonomia democratica, per vivere tutti i popoli insieme, tutte le religioni insieme. Abbiamo fatto 3 progetti con Italia, con Wiki Ufficio Informazione, con Stati Sanitari, con Rojava Calling, per aiutare questi popoli, tutti in Italia. Abbiamo fatto primo servizi sanitari, secondo scuola, terzo casa delle donne. Abbiamo finito il progetto riparare, le scuole sono state riparate, abbiamo portato 30.500 euro, abbiamo portato in Siria, in ovest Rojava, ovest Siria, abbiamo riparato queste scuole. Per riparare le scuole è costissimo, perché non è facile, più di 500.000 euro, però siamo come Italia. Grazie veramente a tutti gli italiani, da parte italiani tutti hanno aiutato. Fino ora da parte di Stato veramente non è arrivato nulla. Anche oggi noi chiediamo ai comuni ASL di Livorno, fra poco arrivare un progetto da in Siria, un progetto per ricostruire un ospedale ambulatorio da ambulatorio, città di Tertemir, città di Tertemir circa 400.000 abitanti. Questa cosa fra poco arriverà, questa lettera a noi il progetto, però noi chiediamo a tutti, anche tutti i consiglieri comunali, comune, ASL di Livorno, a tutti, anche regione di Toscana, aiutare questo progetto, perché è importante questo progetto. Se noi aiutiamo, allora è importante, come oggi l'Europa ha dato 6 miliardi in Turchia per profughi, però non è risolto il problema immigrati, è diventato più peggio, veramente questo dico la verità, perché è diventato anche Dubai, ha detto questa cosa che raccontato, non risolvono mai il problema immigrati. Unica cosa, noi direttamente aiutiamo di loro in Rojava. Poi ci sono anche i coprifuoco di Kurdistan, no, sud-est Kurdistan Turchia, ci sono coprifuoco più di 10 mesi, però nessuno non parla di questo, è stampa muto, perché stampa è una parte proprio, e quelli da parte di libertà, quelli di, per tutti i popoli in carcere, quelli in parte di dittatura e comandano, purtroppo da anche parte di istituzioni, anche avvocati, tutti hanno messo in carcere. Anche il 28 novembre hanno ucciso un avvocato di Kurdi, era una cosa, lui è un simbolo di Elci, un simbolo di pace, era. Però da parte di Stato Turchi ucciso, qui c'è anche foto. Questo noi il popolo curdi vogliamo sempre vivere tutti i popoli, tutti i colori, non guerra, perché veramente questi guerra. Noi soffriamo tanto, anni, per questo io anche come Papa Francesco ha dichiarato di armeni, genocidio sugli armeni, però questo anche fino ad oggi ci sono genocidi anche sul popolo curdice, per questo cosa noi chiediamo a Europa e a tutte le cari istituzioni e comune dare una mano per aprire questo corridoio sud-est Kurdistan, confine Kobane, lì hanno già 5 mesi questo corridoio è chiuso, non fanno passare nulla, proprio è chiuso questo corridoio. Questo corridoio quando è chiuso anche per Europa peggio, perché è veramente terribile.
perché stanno scappando. Una parte ci sono coprifuoco in Turchia, questi popoli dove ci sono anche immigrati da parte sud-est Kurdistan, e ci sono immigrati di Schengen, di siriani, però durante quando c'è coprifuoco allora loro hanno spostato, qualcuno è scappato Istanbul, qualcuno è riuscito venire qui a Roma, però qualcuno è morto proprio di venire qui. Questa cosa è una cosa terribile. Noi come Mezzaluna abbiamo fatto per Bakur Kurdistan un progetto di sibling, come quelli hanno perso suoi genitori, perso case, noi teniamo loro a casa di loro per un anno, aiutare al mese 150 euro da parte di Germania, hanno partecipato tanto a questo progetto, parte di Francia, qui Italia con me, no? Questo progetto è importante perché loro stanno bene a casa di loro, perché se noi riusciamo qui a tenere loro a casa di loro, poi risolviamo tutti i problemi degli immigrati. Per questo voglio ringraziare a tutti, lascerò anche se Barbara vuole dire qualcosa, vicepresidente Mezzaluna. Ancora voglio ringraziare a tutti, veramente questa cosa per noi, per popoli, è un onore. Un mondo senza guerra, molto grazie. Internazionali che vengono qua, siamo facendo dei paesi, delle città.